mister Bolzan. Allora, mister, abbiamo visto davvero tutto dell'Aquila, tutta la qualità. Prima la qualità offensiva, poi il saper soffrire. Davvero, dal mio punto di vista, l'Aquila ha fatto davvero una bellissima partita. Lei cosa ne pensa? Ma io credo che in questo campo qua, contro questa squadra qua, se non fai una partita di spessore è difficile portare via punti, quindi io sono soddisfatto, anche perché c'è stato un momento della partita che abbiamo un po' smesso di giocare, non eravamo così fluidi nel gioco per andare a trovare la profondità o attaccare gli spazi, ma va detto anche che abbiamo commesso tantissimi errori individuali, quindi io la partita la voglio rivedere, la voglio analizzare bene perché vorrei capire se quel calo che c'è stato è più di un aspetto psicologico o un aspetto fisico. Comunque bene, sono contento per i ragazzi, hanno fatto una vittoria importante. Non è mai facile vincere nel calcio, quindi intanto ci prendiamo i 3 punti che era quello che siamo venuti a prendere. Mister, è 3 partite da quando è sulla panchina dell'Aquila, 3 vittorie. Diciamo che il corso Bolzan è partito alla grande. No, diciamo che la squadra è forte perché gli allenatori sì, possono incidere in settimana, ma poi la domenica, se non hai giocatori validi, giocatori importanti come all'Aquila, è difficile fare 3 vittorie, tutte e 3 vittorie diverse, però 3 vittorie importanti per il nostro percorso. Ha parlato di qualità, ovviamente la qualità di Stefano Micciché e di Saverio Pellecchia quest'oggi hanno fatto la differenza, ma io vorrei anche sottolineare, tralasciando qualche magari problemino di impostazione, ma forse non so se è d'accordo, ma non è tanto il suo compito, ma anche la prestazione di Venneri è davvero stata eccezionale. Prima su Petre nel primo tempo e poi abbiamo visto con una scivolata davvero decisa al limite dell'area nella ripresa, ha fatto un paio di interventi, forse anche qualcosina in più, che davvero merita così quanto gli altri che hanno segnato qualche gol. Sì, no, sicuramente i meriti vanno divisi in maniera uguale, quindi la linea difensiva ha fatto una buonissima partita, ma in generale tutti abbiamo fatto bene tutti i reparti. Ripeto, il secondo tempo abbiamo commesso qualche errore individuale di troppo per frenesia o per mancanza di lucidità, però va bene così, va bene così. Ci si lavora, abbiamo 10 giorni per preparare quello che sarà la partita più importante dell'anno.